Cioè, voi ammazzate tutti gli spettatori quando hanno Tutti, è finito stata di una spettare. tragedia, Romeo e Giulietta muoiono tutti, questo si sa, quindi... Vabbè, posso andare col Vai timer? col timer. Sì, 10 minuti. Vai, vai. Tra l'altro, scusami, col timer e col timing, che è una parola che viene detta più volte nel testo. Certo, il timing. Cioè, per noi è tutta una questione di tempistiche. Sì, per te. Per me, sì, non per lui. Però diciamo innanzitutto chi siamo, Allora, dove siamo. Chi siamo? siamo tre scappati di casa, Non è così vero, sembrerebbe, no? Due, dai, due tu no, tu no. e il re, il trono. Ma siamo Io mi alla... sento in imbarazzo però in mezzo, ve lo dico, perché siete voi i protagonisti di questa storia. Invece il protagonista è l'amore, e Sì, quindi... ma avete detto che l'amore fa schifo. Infatti, Sì, ma per... prima ti chiediamo che cos'è l'amore? A me lo chiedete. Sì, per Certo, te, è cos'è quasi... l'amore? È un bel sentimento? È un bel sentimento, sì. Io preferisco però l'odio all'amore. Ah, Ma così? qui si apre un capitolo grande, Perché l'odio è più forte come sentimento. E quindi preferisco essere odiato che amato. Quindi l'amore fa schifo. Ma la L'odio. morte di più e L'amore l'odio? fa schifo, la morte di Sì. più, ma vince l'odio. Una spruzzatina Perché d'odio. è comunque una tragedia, cioè, di fatto muoiono tutti. Eh sì. Quindi. Anche qui Finisce. si muore? Sì. Qui al Teatro Littero spero di no, nel senso, bravo, tocca di vedere, nel senso, non si sa, oddio, poi morirà qualcuno, magari negli anni succederà, insomma. Ma vogliamo dire chi siete? Allora, Allora, vai. Beppe Salmetti Io sono Simone Tangolo. non è vero, dai, non confondiamo. Allora, Beppe Eccolo. e Simone. Sì. Ok. Io li ho conosciuti al Mercato di Venezia, giusto? Sogno, tu no. Sì, io non c'ero nel sogno, no. Non eri nel Cioè, lui sogno. era nel sogno vero, cioè nel sogno quello di tutti noi. E poi Cioè, siamo ah sì, ritornati di nuovo a esatto. Shakespeare. Infatti, tornate a Noi due Shakespeare. con un Sempre progetto. drammaturgia Sempre una contemporanea. drammaturgia Sì. assolutamente Questa è contemporanea. molto contemporanea, eh. Ecco, qui è una riscrittura. Sì, Ah, totale. la cosa che mi aveva incuriosito è che voi a un certo punto ripescate i personaggi che sono più ai margini di quest'opera. Sì. Quali? Beh, allora, il protagonista indiscusso del nostro Romeo e Giulietta è Paride. Paride è quello che dovrebbe sposare Giulietta. Alla fine, non solo non la sposa, ma viene ucciso da Romeo, quindi muore. E quindi, non solo l'amore non va, ma poi E poi muoiono muore. Sì, poi muore tutta una tutti gli serie di gente. amici, quindi tutti i personaggi che fanno da contorno, muoiono alla fine un po' tutti, no? A Sì. turno, Tranne credo Benvolio di tranne quelli, insomma, Benvolio, di quelli importanti. è l'unico che si salva. Quindi la tragedia vera non solo è di chi muore, ma anche di chi muore viene dimenticato. La storia è quella di due E amici, tentiamo non è la storia di di Romeo e Giulietta. raccontarci, Ok, Che utilizzano aiuto. questo testo per lo spaccano per risolvere dei problemi Proprio personali. perché è nato così. Cioè, parlando tra di noi, Sì. poi ci è arrivato Shakespeare dall'alto, ti arrivano i classici in soccorso, ma è nato parlando tra di noi, Sì, c'è una bottiglia di Chianti due sul bottiglie tavolo, di due bottiglie di Chianti, Chianti sul tavolo. sull'amore, su cosa è, cosa non è, se si può definire, se c'è una definizione, se basta aprire il dizionario e trovare la parola amore, allora è quello. Ognuno ha il Ma suo voi siete punto di Beppe vista. Simone, Noi siamo insomma? Beppe e Simone, Siamo che Beppe diventano e Simone. però anche tutti gli altri personaggi, perché a noi piace essere abitati da altre Beh, persone, come chiaro, il ruolo tutti dell'attore. i E poi ci piace protagonisti. lasciare un po', insomma, nel dubbio di effettivamente, appunto, se siamo Beppe e Simone, se siamo due attori che raccontano, se siamo noi due gli innamorati o se giochiamo. Cioè, un continuo giocare tra di noi e con il pubblico a capire poi chi Cioè, chi può siamo. dire, non so, io sono io. Cioè, tu lo potresti dire, sei. Io sono io. No, non ci credo. Non ci Ma credo. no, ma non sei Sto tu. recitando una Ma parte sì, adesso. ma non che stai recitando, però, cioè, Ma ammiccato hai dato un'occhiata alla è macchina. vero, sto recitando una parte, è vero. Senti tu, ma si può morire per amore allora? Si può, si muore ancora oggi, Eh credo, sì, no? Soprattutto oggi, quarissimo. cioè oggi è un tema attuale, il fatto che si viene uccisi da chi non, no? Da chi magari non è, non ci corri... Sì, ci da sono. chi non si Però sente corrisposto magari da noi. che bello poi alla fine degli spettacoli che ognuno magari tragga le sue conclusioni, no? E dica, magari questa tragedia qui di Romeo e Giulietta, delle famiglie, posso ricollegarla all'oggi e posso comunque agire, si spera, ma magari fuori dallo spettacolo, Certo, ponendosi degli affinché... interrogativi, poi noi in realtà Ecco, apriamo quello. delle domande e non rispondiamo Non a date una nulla, ma no, risposta. Che ma dovrebbe no. essere È una la... domanda domanda che mi potrei portare a casa?
Oddio, non lo so, ce lo devi dire tu, perché noi abbiamo, ne apriamo così tante che difficilmente riusciamo a focalizzarne una. Apriamo veramente tantissimi interrogativi durante. Okay. Alcuni i personaggi stessi riescono a chiuderli, altri ovviamente, come accade spesso nella vita, no, perché non riesci. Okay. Sì, ci sono più interrogativi che arrivano dalla risata, proprio perché facciamo una forma che è più vicina al cabaret. Ok. Perché sì, il pubblico diciamo, si diverte che... molto, esatto. Diciamo, magari ride molto, però ride con delle battute che molto spesso rasentano, come noi tocchiamo la morte senza nessun problema. Cioè a noi piace entrare dove di solito magari non si è. E soprattutto perché la risata ti induce al ragionamento. Oh. Se sei dentro la scena e ti commuovi, sei coinvolto a livello emozionale. Mm-hmm. Se ridi, ragioni su una cosa, perché la risata è un meccanismo molto tecnico. Quindi tu ci ragioni e così magari puoi trarre più conclusioni. Ma posso ridere di me stesso? Assolutamente. Devi ridere di te stesso, sempre, tutti i giorni. Ma l'autoironia, penso che, a parte forse per un attore, però quello che crediamo noi, è fondamentale. Essendo voi due maschietti, sì. Esiste Giulietta? Oggi. Cioè c'è un pezzo proprio in cui noi vediamo tante possibilità di oggi, quindi appunto ci sono, che ne so, Romeo e Giulietta, Romeo e Romeo. Giulietta e Giulietta. Ah, ok, assolutamente. Romeo e Giulietta Benvolio. Ah, c'è certo punto. Capito. Romeo e Giulietta Benvolio e un altro, Sansone, per dire. Cioè, il fatto è che, appunto, l'idea è anche di aprire a una libertà, che è quella che ci stiamo, diciamo, molto lentamente riuscendo ad ottenere, di aprire, appunto, le relazioni. Non sempre l'amore è quella cosa lì, non è sempre un quadrato, no? È qualcosa di diverso, è qualcosa che si può vivere anche, ora ti faccio un esempio, magari tu sei innamorato di una persona e la ami così tanto da non stare con lei, anche questo potrebbe essere una forma d'amore, sì. Che facendole del bene magari, che coinvolge perché tranquillamente... sai che tu, questa è un po' una banalità, però una mezza banalità, ma tu sai che stando con lei starebbe male, cosa fai? Cioè, no, stai no, con no, lei, stai con lui, stai no, con l'altro, stai con... Assolutamente d'accordo. Questo è quello che proviamo a fare, impazzendo perché nella tua vita stessi. Infatti certo, sai quante volte ho dovuto dire no, va, per favore lo faccio per te, no, che poi a volte si usa diciamo paraculamente per lo sei uscire tu, lo sei tu, sono io, no, sono ma io il problema, sono io. Amore arriva, che succede? Che dici, succede? Dici un po' cosa succede. Ma questo spettacolo è per gli innamorati, per chi si vuole innamorare, o questo spettacolo fa innamorare? Ma adesso no. mi sembra un po' troppo a chi c'ha più che... questo spettacolo fa innamorare. Questo spettacolo fa un po' di cose. A chi lo consigliereste? A chiunque, perché in realtà poi parla dell'amore tra amici, veramente, sì, ecco, dell'amore vero, tra cosa, dell'amicizia. Che cos'è l'amore, l'affetto tra due amici, no? Quando c'è, in alcune lingue non c'è la parola amore, no? Casa. Sì, ok, e invece voi che cosa vi portate a casa a fine serata? Noi siamo felici. Cioè noi di solito quando finiamo questo spettacolo siamo entusiasti di averlo fatto, perché la reazione del pubblico di solito è molto sentita, e nulla, poi noi insomma a noi diverte molto, una delle cose che facciamo più spesso è respirare insieme al pubblico e stare col pubblico, a noi piace proprio questo rapporto uno a uno, cioè li abbracceremmo tutti uno alla volta. E se poi ci piace molto il gioco. Quindi c'è dell'improvvisazione. E cambiamo delle cose, sì. cose. Abbiamo detto no, l'improvvisazione, tu quanto è importante la musica in questo spettacolo? Tantissimo, cioè suonerai, canterai? Suonerò, canterò, ma una cosa bella, sì, anche no, certo, noi abbiamo un gruppo musicale, io e lui. Noi abbiamo un gruppo, un duo che si chiama Impermeabili, no, te lo giuro, no, tra poco abbiamo girato un videoclip, una settimana. Noi due cantiamo e suoniamo. Lui sì, l'ho sentito. No, lo so. Ma quindi stai dicendo che io non so suonare. No, va bene. Ah, no, hai un nuovo nemico sulla piazza. La nostra passione per la musica è fortissima, tanto che abbiamo provato a fare un duo, a scrivere canzoni originali, a fare un videoclip, adesso vediamo come va. Sta è un progetto parallelo al teatro. Però, pur essendo un progetto parallelo, crediamo fortemente che la musica in teatro sia fondamentale. E anche... soprattutto, anzi, quando non c'è, cioè la musica ci deve essere sempre, ma non a livello di canzoni o strumenti musicali. Quando uno spettacolo c'è musica, quando ci sono come i passi, come il cinema è sottofondo, sì, assolutamente, come si parla, come si quando canta, c'è il rumore, come si salta, il rumore e il suono negli spettacoli, quando viene usato e trasformato in musica, senza, ti ripeto, nessuno strumento musicale, senza nessuna canzone. È perfetto il suono del metallo, i passi degli attori, le pause, le battute, quello è veramente musica. È pazzesco che si pensi a uno spettacolo senza pensare alla musica.
è impossibile per noi. E la musica l'hai fatta tu in questo spettacolo? Sì, abbiamo scritto queste canzoni con Beppe. Sì, sì, sì. Se sì, non sì. ti va non le scrivo più, eh? No, dimmelo, cioè, allora, ma se no, tu vuoi... Io le so. Quindi, allora, non vi vedrò ad Amici, forse per mancanza di età. Per mancanza, però... credo, anche di tipologia di forse canzone. Forse a X Factor. Ma neanche, non credo. No, Italia non è che ci facciano impazzire. Oddio, guarda Manuel Agnelli che prima... Scriveva dei capolavori. Era un dio della musica rock indipendente. Beh, oddio, no, adesso più che altro magari per gli impegni neanche sta più scrivendo. Credo, magari adesso uscirà un disco. Lo salutiamo, Manuel. Manuel, chiamaci, che ci piace, insomma, una collaborazione. Producici. Ah, ci vuole un produttore. Ci vuole un produttore. Sì. Tu non conosci un produttore che ci può produrre? No, io sto cercando un produttore che produca la mia trasmissione sul teatro. Certo. È dura. E facciamo una parte. Ma hanno detto che siete troppo culturali. Io vedrò molta cultura stasera domani o... Ma chi ti ha detto che siamo... Detto sta roba? Ma io... Ma sai quanto... Ma che non permettetevi di dire queste cose in giro, chiunque sia stato. Noi? Ma li vedete? Su tutti i canali. Poi il disco andrà anche su Spotify, andrà... Wow, un disco vero, mica qua che... Sì, sì. Io sono venuto per intervistare Roma e Giulietta, guarda cosa ho scoperto. Beh, come vi chiamerete? Impermeabili. Perché? Perché Paolo Conte abbiamo scoperto che ama molto citarci nelle sue lui, canzoni. Paolo Conte. Sì, sì. Che no, è un nostro idolo. Ah, ok. Quindi... No, ci sta. No, sì, magari lui avesse veramente citato noi. No. Ma come piove bene sugli impermeabili... E non sull'anima, una canzone di Paolo Conte, una frase dice così, si chiama Gli Impermeabili. Sì, non so, noi non so. In maniera molto arrogante abbiamo preso la parola. E allora hanno ragione, hanno un po' dormi, sono troppo acculturati. Ragazzi, date l'appuntamento, vi va? Vai. Certo. No, vai, lo dovete dar voi. Chi è che lo dà? Avvicinati. Vai. Dal 18 al 23 dicembre. Al Teatro Litta in Corso Magenta a Milano. Ci sarà Romeo e Giulietta. Dite anche il sottotitolo. L'amore fa schifo. Ma la morte di più. Di più, così di più. La Trinità. Ma che bello, sì. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Venite a vederli, dai, non state a casa. Che no, che televisione. Ho giocato a squash, se proprio ecco, non potete. Io adesso vado. È un'ottima scusa se ci avete le cene aziendali, per roba lì. Ma c'è davvero quelle cene noiose in cui andate, ci provate con la segretaria che poi non ve la dà mai. No, questo lo tagliamo. Ma quanto dura? Dura 1 ora e 10. E allora poi potete andare a cacciera. Comunque la segretaria non ve la dà neanche dopo. Dai, tagliato anche questo. No, metto tutto.